Signore e signori, benvenuti quest'oggi a questo nuovo video. Ci troviamo, come potete ben capire, su Project Cars, un gioco di guida. Perché se no, per quale motivo dovrei tenere un volante sulla scrivania per giocare uno sparatutto? Questo l'ho già fatto e vi assicuro che è stata una bruttissima esperienza. Oggi su Project Cars ci lanceremo nel cercare di battere il mio tempo personale su Imola con una vettura quale Audi. Come potete vedere su Imola al momento mi trovo nella decima posizione con un tempo discreto, 1:45.806. L'obiettivo di quest'oggi sarà almeno abbassare di questo tempo di 500, 500 secondi, stavo per dire 500 millisecondi o comunque cercare di raggiungere quella che è virtualmente una sesta posizione. Secondo me è alla nostra portata, sicuramente 1:42 ci vuole molta più pratica e conoscere perfettamente le staccate e tutto. Questo forse non è ancora nelle mie corde, non è ancora nelle mie capacità, quindi lanciamoci nella modalità pratica. Logicamente optiamo per un tempo soleggiato. Ci troviamo alle 2 di pomeriggio. Possiamo magari anticipare intorno alle 13. Potrebbe cambiare un po' la temperatura. Real time, quindi il progresso con cui andremo avanti nel corso della nostra prova sarà in tempo reale. E Imola, Italia, Audi. Sì, magari faccio vedere un attimo una carrellata. Useremo questa vettura qua. Però non mi piace questa visualizzazione. Aspetta. Select car, andiamo nelle GT, che è forse uno dei delle auto che mi piace di più da guidare. Però voglio la skin opportuna. Questa sa molto di Italia in qualche modo, questo tema ci sta, però la mia è questa. Take a photo. Guarda il nero, cioè questo vi fa capire che voi siete agguerriti a tutto. Io non devo andare avanti a parlare perché il microfono è dietro. Poi, inizialmente stavo registrando così il video, Stavo pensando, va bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, perché così mi sentite bene. Esk. Ah no, devo ancora mettere la skin giusta. E poi mi sono reso conto che era una menata mettermelo davanti alla faccia, perché poi voi non potevate gustarvi la mia bellezza nel video. Allora, selezioniamo questa. Bene, andiamo un attimo a regolare il setup. Allora, qua vedete, questa è tutta una parte dove si può lavorare tantissimo per migliorare la vostra prestazione, per cercare di sentire la macchina meglio. Drive. Usciamo dai box. Ciao Gino. Bella. Allora, spero che il volante non dia troppo fastidio. Questa la vediamo dall'esterno, la machine. Guardate che bello sta colorazione. Pazzesco questo. Iniziamo a vedere un po' di informazioni in più a schermo. Vediamo adesso, per esempio, i freni sono freddissimi e hanno 140 Fahrenheit, 60 gradi sono, qualcosa del genere. Sono un po' messo male. Ah, sapete una cosa terribile? È giocare con la sedia, con le rotelle ai giochi di guida. Perché quando io frenerò in maniera intensa, mi troverete in fondo alla stanza. E talvolta devo cercare di ritornare sotto. È un po' scomodo. La temperatura delle gomme, questa è una cosa che non mi piace molto, perché solamente con la colorazione. Adesso siamo ancora sul verde acqua, che è ancora un po' freddo. Adesso dobbiamo anche scaldare i freni, magari facciamo delle frenate un po' importanti, ok? Dobbiamo averli sui 600 Fahrenheit, 500. E vediamo un po' di fare un primo buon giro. Le gomme sono fredde purtroppo, non le abbiamo scaldate molto, ho parlato un po' troppo, però entreranno in temperatura alla terza curva. E non è una cosa molto positiva. Perché la prima curva è quella più importante, perché ha la staccata più importante rispetto alla seconda e terza. Qua perché sono andato così largo non lo so. Che qua dobbiamo prepararci a frenare. Ho frenato un po' troppo presto. Ma è perché avevo le gomme fredde e non volevo rischiarmela. Si sente che le gomme sono fredde, Scivolata parecchio in quella curva. Allora, questa è una curva da affrontare in terza, quarta. In genere la prendo in terza. Ecco, l'ho presa in quarta. Qua si deve scalare in seconda, se no poi andiamo lunghi. Ok, è andata abbastanza. È un giro al momento pulito, ma non veloce purtroppo. Lo faremo il giro veloce il prossimo, perché sicuramente adesso abbiamo avuto un problema legato alle gomme, che potete vedere adesso in basso a destra la temperatura. Abbiamo quelle frontali che sono messe bene, quelle posteriori stranamente generalmente un po' da scaldare. Curva da affrontare in terza. Adesso andiamo giù la tavoletta. Ci consente il gioco di uscire un po' di pista senza annullarci il giro, quindi prendiamo tutto lo spazio che abbiamo bisogno. Curva da affrontare in terza. Eventualmente anche in quarta. Qua scalo in seconda. Qua l'ho presa un po' lunga. Scivolatina. E la prossima è una curva che è meglio affrontare in prima, devo dire. Tanto non abbiamo la staccata intorno agli 80 metri. E poi qua. Rimettiamoci dritti. Piccola scivolata.
Vabbè, comunque siamo a 7, abbiamo messo cosa? 11 o 12 litri. Come vi ho detto, abbiamo iniziato a tirare. Sono 4 litri, forse 3 litri qualcosa a giro, dai. Questa è una frenata impegnativa. Difatti spesso faccio questo errore, tiro un po' lungo. Ma sicuramente questo non era il nostro giro buono. Quindi proviamo adesso a essere più cattivi con la macchina che si trova in temperatura con le gomme. Abbiamo un peso di 7 litri a bordo, equivalente a 7 kg, più pilota. Comunque è abbastanza leggera la macchina, sicuramente è il buon momento per provarci un giro veloce. Vediamo di non sbagliare la prima staccata, che è importante. Un po' larghina, però siamo dentro. Ho dovuto decelerare un po', giusto per non cercare di perdere il controllo e uscire di pista, perché il gioco è molto poco tollerante sulle uscite e vi penalizza molto. Ok, questa è una curva che trovo difficile talvolta interpretare. Questa volta è andata abbastanza bene, dai. Meno 3 minuti e 53, ma è perché fa riferimento non so a che tempo. Non è sicuramente un piccolo errore. Prendiamo. Ah, ok, andiamo giù a tavoletta. Vai, 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 vai. Questa curva magari adesso potremmo anche provarla in quarta. Il problema è appunto arrivare troppo lunghi su questa. Orco trota. L'abbiamo tenuta. E avremmo perso un buon mezzo secondo lì, per una cagata del genere. Qua la scalata è troppo violenta. Questa curva devo capire come affrontarla. Sapete che vado troppo leggero. Secondo me dovrei proprio mordere i cordoli, spaccare le sospensioni, trovarmele dentro il cofano. Però va bene così. La freniamo proprio cattivo giù. Il problema è che quella curva, essendo in discesa, ha una piccola difficoltà la macchina, insomma, a esercitare una buona pressione in frenata. Scivola molto. Quella è la curva in cui frenando si scivola molto. Si dovrebbe usare un po' il freno, ma il problema è che non puoi neanche permettertelo troppo, perché devi frenare, zio, se no tiri dritto. Un tempo molto alto, 1.46. Adesso vediamo un po' di abbassarlo. Mi è venuto in mente di andare un attimo nella metà time trial, così possiamo caricare un ghost. Prendiamo il nostro, ecco, poi potremmo anche prendere il primo, ma tanto mi dà pastina, quindi che sono a 3 secondi in meno di me. Prendiamo il nostro fantasma. In time trial cos'è? È una modalità che ti permette appunto di lanciarti su giro direttamente con la macchina già messa bene, hai 5 litri di benzina, temperatura, come potete vedere, aspettate un attimo, no, ho sbagliato tasto. Pam pam pam, sì, manual control. Ecco, vedete, abbiamo già a 900 Fahrenheit. Cioè, sì, la macchina è praticamente già pronta per lanciarsi in un giro veloce. E abbiamo il vantaggio di avere il nostro ghost, quindi il nostro fantasma in pista, che ci permette di vedere come staccavamo, dove frenavamo, come mettevamo le ruote. Bello. Positivo. Lato negativo, che hai meno tuning sulla mappa per poterla modificare. Questo sicuramente è un piccolo svantaggio. Allora, ci troviamo a 200 metri. Tempo di frenare. Oh, sono andato lungo. Lungo, lungo, lungo. Riproviamo. Cerchiamo più che altro di usare l'acceleratore. Uno dei problemi come al solito. No, 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 me lo annulla. Dai, per così poco. Arca trota. No, no, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ah, shit. L'ho proprio persa. Ma cavoli, ho le gomme freddissime. Non so se... Se tornate indietro nel video erano freddissime. Dai, facciamo l'ultimo tentativo. Mi sarebbe piaciuto battere il tempo di 4 decimi, ma sicuramente è più impegnativo di quanto non credessi e ci vuole sicuramente più pratica. Non potevo pretendere. Ho giocato prima una ventina di minuti giusto per riprendere la mano. Con due o tre auto diverse. Ho giocato un pochettino e quindi per cercare di riprendere un po' la dimestichezza con questo circuito, ma sicuramente ci vuole magari molta più pratica. In effetti la cosa che mi piaceva, adesso l'hanno tolto un circuito che era presente uno con l'altro circuito italiano, senza dare nei dettagli. Mi ero messo a giocare lì per un mese ed ero veramente scemo, perché mi metto a parlare. Allora, quindi stavo dicendo che praticamente mi ero messo a girare per un mese solamente in quel circuito, andando a cambiare ogni volta le impostazioni nell'auto, anche con il suggerimento di un altro mio amico che era molto più esperto, quindi mi dava dei suggerimenti su come andare a regolare le impostazioni sulla rigidità delle molle, sulle pressioni delle gomme, sul anche semplicemente l'assetto proprio della vettura, sull'aerodinamicità, distribuzione pesi, eccetera eccetera.
E lì mi ero messo veramente, ero veramente molto bravo e utilizzavo un Ariel che sarebbe un Audi che non hanno poi avuto i diritti per metterla al momento, non c'è più. Comunque è sempre un'auto da GT. E con quell'auto appunto mi ero destreggiato piuttosto bene, riuscendo a ottenere dei tempi. Forse ero il terzo o il quarto su questo videogioco. Però io qui parlo, non cambio, non accelero abbastanza. Vabbè, dai, vediamo un po'. Comunque siamo vicini al nostro spettro e là abbiamo fatto un brutto errore che potremmo fixare, sistemare, cercando di prendere una curva un po' più lenta, ma con un'uscita sicuramente più agevola. Eccola, eccola. Difatti gli abbiamo rimangiato un buon po'. Un bel po' di metri, vediamo un po' se riusciamo a rifare lo stesso in questa curva. E invece siamo andati un po' larghi, dobbiamo cercare di gestire bene questa uscita, che possiamo anche allargare perché il gioco ce lo consente. E cerchiamo di prendere tutto lo spazio che ci viene dato dal videogioco, ove possibile. Freniamo, cattiva, cattiva la frenata. Perfetto, entriamo un po' aggressivi. Prendiamo pure oltre il cordolo, oltre la linea bianca ci viene data. Abbiamo il nostro spettro che è abbondantemente 3-4 metri dietro. Infatti quella curva è una curva a cui ho sempre un po' di difficoltà. Curva leggermente a destra, cambiamo, iniziamo già a frenare. Impostiamo la curva andando larghi. In seconda, cerchiamo di non uscire di pista, molto importante. Sempre in seconda questa curva, l'ho tagliata un po' tanto per poter tenere più largo. Giù di acceleratore, andiamo verso il via. Quarta, adesso la quinta, rimaniamo stretti, non cerchiamo di fare meno metri sulla pista, che possono essere sempre quel millesimo sul giro che fa la differenza. E così dovremmo averci guadagnato almeno 2 decimi, secondo me, sul tempo complessivo. E difatti, vediamo un po', il mio migliore è 1,42. No, quello credo che sia 1,45 e 314. 1,42 che vedete sul lato destro corrisponde invece al mio potenziale, perché lì prende i migliori settori che ho fatto nel primo, nel secondo e nel terzo, ideali, li mette insieme. E se io facessi quello che effettivamente ho già fatto in alcuni giri, prende i migliori settori che ho fatto, magari ho fatto un giro, in quel giro ho fatto un settore secondo di merda, un terzo settore di merda, ma nel primo ho fatto il mio best, lo mette lì. Poi un'altra volta ho fatto il mio miglior settore, un'altra volta il mio terzo miglior settore, non per forza nello stesso giro, me li mette insieme dicendo che io ho la possibilità virtuale, se riesco a riprodurre quello che ho fatto, di andare a girare su 1,42, che sicuramente sarebbe molto figo. Il problema è che sono quei settori in cui voi tirate a bomba, rischiandovi tutto, e poi sicuramente poi sbagliate nel settore dopo, perché continuate ad andare al limite delle vostre capacità e non ce l'avete ancora quel tempo. Dai, andiamo a vedere in classifica se siamo saliti almeno in settima posizione con questo tempo. Speriamo, ecco, di aver migliorato un po' questa è la classifica di Formula A. Noi andiamo sul Vehicle Records. E ci troviamo in sesta posizione! Abbiamo raggiunto il nostro goal, signori. Sono contento, abbiamo abbassato di più di. Avevamo E9, 800 abbondante, quindi abbiamo abbassato di 500, di mezzo secondo. Mezzo secondo è sicuramente un ottimo risultato in una sessione anche abbastanza corta. Questo ci prova che sicuramente possiamo anche andare a scendere sotto il muro di 1,45, credo. Sicuramente tutto rispetto ai risultati di questi quattro ragazzi, o meglio di questi tre ragazzi che sono scesi sotto il muro di 1,45, ma immagino che abbiano veramente tanta esperienza nel campo di questi videogiochi e giocano veramente moltissimo. Allora, ragazzi, vi ho riportato anche quest'oggi un po' di Project Cars. Spero vi sia piaciuto, spero, ecco, che possiate continuarlo a seguire con interesse. Oggi abbiamo visto quello che spesso si fa, ci si mette contro se stessi, non contro altri. Si sta lì, si lavora, si studiano le traiettorie, si cerca di migliorarsi per cercare di andare a conquistare quello che alla fine è semplicemente un record su quella che è una pista. Ed è anche forse una delle cose più gratificanti che rimane. Però non è l'unica cosa da fare, altri aspetti molto belli sono sicuramente anche quello non solamente di prendersi una posizione e giocare contro se stessi, ma giocare anche contro altre persone. Ancora più bello se siete amici, perché almeno giocate, se c'è una toccata ci si scusa, si ha un po' di fair play in più, magari talvolta nel multiplayer, che qua è abbastanza, mi è piaciuto, ho giocato una volta, due o tre volte per esempio su Monza, che e altri circuiti, Abu Dhabi eccetera, c'è un buon fair play tra i piloti, si gioca bene, poi soprattutto quando gioco multiplayer contro altre persone sono molto più cauto che non contro i bot. Contro il computer dove mi dedico a uccidere chiunque tu si pari davanti a me. Come al solito sono LeGhost90. Se ti fosse piaciuto questo video,
Se ti fosse piaciuto questo video, lascia un bel like e non dimenticarti di lasciare un piccolo ma preziosissimo commento. Ciao bello!